Ciao, sono Giovanni, benvenuto o bentornato al mio canale e in questo video in cui ti porto una saldatrice a punti, una cosa un po' particolare che mi servirà per portare avanti altri progetti. Questo è il modello, si chiama DH20, non ha un marchio specifico. O meglio, l'ho preso su Amazon, ovviamente vi lascio il link in descrizione. Attualmente non ha recensioni, diciamo sono andato un po' a istinto e mi sono comprato questa saldatrice ricaricabile della Intansion, che ha la possibilità di essere settata su 9 potenze di saldatura. La batteria all'interno è una 5500 mAh, ovviamente può essere ricaricata con la porta USB-C e potrebbe anche fungere da power bank, che è una porta USB. All'interno troveremo la saldatrice, i due puntali che permetteranno di saldare le lamelle di zinco. Tra l'altro viene fornito un piccolo campioncino di lamella di zinco con spessore credo sia da 0,1 mm, il cavetto di ricarica USB-USB-C che vi permetterà perciò di ricaricare la saldatrice e un piccolo libretto di istruzioni. Ok, perciò nulla di particolare. Teniamo premuto il tasto per qualche secondo per effettuare l'accensione. Ok, all'accensione l'indicatore mi indicherà lo stato della batteria, qui siamo circa al 50%, e la potenza sul quale è settato il saldatore. In questo caso abbiamo il primo LED che corrisponde alla potenza 1, ovvero marcia 1. Io qua ho due batterie 18650 che non funzionano, sono quelle che ho ricavato dallo smontaggio dei vari pacchi batterie dei portatili e vi ho fatto vedere anche in un video in cui vi mostravo il caricabatterie per capire se queste batterie sono ancora utilizzabili o meno. Vi lascio il link qui sopra sulle schede del X-Star VC8. Questo è un pezzettino di nickel, una barra al nickel che ho recuperato sempre dai pacchi di batterie che ho già smontato. Facciamo una prova e vediamo se riuscirò a saldare con questo stagnatore. Allora, tanto vediamo se riusciamo a fare un punto qua. C'è un'emissione di suono, ovviamente a una potenza, a uno è sicuramente troppo poco, però la scossa l'ha fatto. Andiamo un po' più avanti, proviamo a metterlo a 2, perciò Gear 2, vediamo se così lo facciamo. In più è riuscire a tenere la batteria in posizione. Guarda che storia. Ok. Già a 2 è riuscito a fare un buon punto. Lo proviamo a 3. Ok. Considerate che questo poi è un pezzo di nickel ovviamente già utilizzato, io lo voglio giusto recuperare per fare delle prove. Questa è la potenza 3. Ah, per me sarebbe anche già più che sufficiente. Molto bene. Molto molto bene, già a 3 le devo dire che la potenza è più che sufficiente. Proviamo a saldare due insieme. Ragazzi, fantastico, ovviamente si è staccato. Su questa, per esempio, su questa superficie già 3 è abbastanza buono. Magari proviamo a fare una saldata a 4, che è più o meno la metà della potenza.
Ricordo che questa saldatrice ha 9 velocità, 9 potenze impostabili. Wow. Ottimo, basta solo appoggiare i due diodi, aspettare un secondo e la batteria viene regolarmente saldata. Bene, tanta roba, mi piace, approvato, facilissimo da utilizzare tra l'altro. Adesso ovviamente farò un po' di pratica. Ovviamente state attenti di non congiungere i due puntali perché poi rovinerete le due punte in rame. Ok, esperimento direi più che riuscito. Vedete poi questa saldatrice in opera sul video che vi lascio qui sopra in alto, nel quale sostituisco la batteria di una torcia elettrica al piombo con un pacco batterie 18650, appunto, e mi servirà proprio questa saldatrice per evitare di fare le stagnature e di rovinare poi con il calore dello stagno le batterie stesse, le celle stesse. Devo dire poi tra l'altro che questi puntali sono fatti veramente molto molto bene, l'unico diciamo problema è che sono un po' troppo corti come lunghezza, ma sono con un cavo 10 AVG che supporta fino ai 200 gradi di temperatura e tutti i contatti qui sono placcati. Questo radiatore è dichiarato come potenza massima a 650 ampere di spunto per fare diciamo le saldature del nickel. Vi lascio il link per l'acquisto di questa fantastica Intansion saldatrice a punti a 9 velocità con batteria e ovviamente molto molto portatile direttamente in link qui in descrizione per l'acquisto su Amazon. Il prezzo è adesso quando ho comprato io era sotto ai 40 euro, in promozione a circa 38 euro. Ovviamente vi dico che il sistema qui ha anche una protezione che se lo dimenticate acceso dopo 10 minuti si spegnerà in maniera automatica. L'unica nota negativa, se vogliamo, che ho notato fin da subito è che i fili puntali sono abbastanza corti, sono anche abbastanza grossi e ovviamente l'operatività diventa un po' più complicata perché non c'è tantissimo spazio, non c'è tantissima manovrabilità con questi puntali così corti, bisogna un attimo trovare la posizione giusta per operare. Comunque devo dire che per il prezzo una saldatrice a punti di solito la trovate oltre ben i 70 euro, questa a questo prezzo devo dire che è veramente ottima. Bene, come sempre se il video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un like, se non sei ancora iscritto di fare l'iscrizione al canale, per te è gratuita, a me permetterà di portarti altri contenuti inerenti alle batterie e ai progetti do it yourself. Se hai delle domande in merito a questo saldatore a punti lasciamele pure sotto nella sezione commenti, io di solito rispondo sempre a tutti. Un saluto Giovanni, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao. Sunrise.